Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Prey. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Quindi andiamo verso la zona del reattore. Allora, la situazione sembra abbastanza inquietante. Allora, fatemi vedere un attimo una cosa qui sulla mappa, perché centro medico. Ok, va bene, noi dobbiamo scendere, però ci facciamo anche un giro qui. Abbiamo allora una problematica data dall'inventario pieno, ma ci sta. Dopodiché abbiamo anche diverse neuromod e possiamo vedere un pochino. Qua secondo me ci dobbiamo buttare, ma prima di buttarci naturalmente vado a vedere se c'è sul nostro piano qualcosa di interessante. Ecco, ci stanno anche le scale, quindi. Ah, questo però non funziona. Probabilmente dobbiamo ripararlo dal piano di sotto. Andiamo. In realtà sì, così scendendo tramite le scale credo che ci perdiamo qualcosa, un piano forse, perché da lì ci faceva scendere, no, forse su questa piattaforma, quindi no, diciamo che non ci perdiamo niente. Anche qui faccio un giro prima di andare verso il nostro obiettivo per capire se anche da questo lato c'è qualcosa da recuperare. Ecco, tipo abbiamo sbloccato questo che al momento non ci serve. Come detto, voglio, dove possibile, è meglio dare un'occhiatina in giro per capire se possiamo fare qualcosa in più, se possiamo recuperare delle robe magari utili e quant'altro. Quindi piani dove c'è questa zona così me li visito. Anche se non sembra esserci molto in queste zone, però come dite, invece kit medico, sembra non esserci niente, ma poi qualcosa ce la mettono giustamente. Continuiamo a scendere. Abbiamo già sentito prima che qui sotto probabilmente ci sono degli spettri, quindi dovremmo stare un attimino attenti. Ecco già. Ah, c'è l'incubo qua sotto. Puttana Eva. Sto cazzo gli spettri. Ecco, questa rende la cosa leggerissimamente più complicata del previsto. Ma giusto leggerissimamente, Allora. Chiave magnetica. Accesso al reattore. Meno male che siamo passati qua. L'incubo ti dà la caccia. Trasporta deviatore. Il deviatore sicuramente ci servirà a qualcosa. Allora, evita o uccidi l'incubo. Io farei prima di tutto una cosa. Andiamo a salvare la partita, che ci teniamo un'opzione qui con l'incubo. E fortunatamente siamo venuti qua. Se noi non avevamo la chiave saremmo rimasti inchiappettati, penso. Onestamente non mi sembra il caso di scendere ed andare a chiacchierare con l'incubo. E invece mi sa che dobbiamo scendere. Bene. Questa cosa mi fa enormemente piacere. Mancano 2 minuti e 18. Se riusciamo magari ad evitarlo per questo periodo. Nido. Poi come detto ragazzi, ci sono i poteri, non so che, però vorrei valutare la cosa, perché vorrei comunque lasciarmi la doppia possibilità magari di rifare qualcosina. Aspetta che questo ci ara malamente. Un po' solo Kaiser.
Vabbè, mi sa che rimango qua. Non se ne va perché non abbiamo neanche colpi o armi a sufficienza per farlo. Per scalpirlo. Ok, l'incubo lo abbiamo evitato. Possiamo scendere senza morire all'istante e morire male. Una cosa è qui aggiustare assolutamente, riparare il pannello di controllo, così possiamo utilizzare questo ascensore. Dopodiché qua non so se possiamo aprire. Ok, da qui non si apre. Qui c'è, ottimo, ottimo, zona riciclaggio. E adesso, aspetta, malfunzionamento, dobbiamo ripararla. La vado a riparare. Andiamo a riciclare un po' di robette che abbiamo, comprese poi. Allora, questo è quello che abbiamo modificato. Qui possiamo togliere questo. Togliamo questo, questo. Questa no, questo togliamo. Pistola, questa è la nostra, quindi togliamo questa. Via il liquore, via il gin. Via lo spumante. E in realtà questo è la birra, la togliamo. Questo uno magari ce lo mangiamo. Guarda, mi mangio pure l'altro, vaffanculo. E direi che va bene così. Ricicliamo. Se c'è anche quello per costruire delle robe sarebbe anche utile, visto che noi a livello di munizioni al momento siamo un attimino in difficoltà. Qua non abbiamo il codice anche di livello 3, quindi non possiamo. Qui dietro al reattore non sembra esserci niente. Ok, allora andiamo verso il nostro obiettivo, che è lì sopra. Lì dobbiamo... credo che la chiave che abbiamo recuperato è quella che ci serve per qui. Ah, possiamo anche usare questo però per... probabilmente... non è che era per... ah, si va sotto il reattore, aspetta qua. Eccolo qua, quello per costruire. Io in realtà un po' di robe le avevo lasciate anche... torretta. Aspettate. No, sto dando un'occhiatina a tutto quello che abbiamo sbloccato, almeno. Chiave innesco di Morgan, questa tra l'altro ci serve. La chiave di innesco di Morgan serve ad attivare l'autodistruzione del reattore. Intanto la facciamo. Poi decidiamo, perché abbiamo anche la possibilità di utilizzarla o non utilizzarla. In ogni caso ce la facciamo. Prima di andare a fare eventuali neuromod o altre cose del genere, ragazzi, mi faccio un quantitativo di proiettili. No, perché qui ne abbiamo 23. Pompazza 36. Siamo messi male con tutte e due. Quindi attrezziamoci per bene, perché onestamente qua, se ci capita una zona un po' pericolosa, sono problemi. A livello di medikit ne abbiamo 12, no, medikit siamo bene, ok. Possiamo risparmiare sui medikit. A posto. Andiamo con le cartucce per il pompazza. Quanto siamo? 173. Secondo me non sono ancora abbastanza, Magari facciamo... questa è un'altra per il pompazza. E... non saprei, perché poi... le neuromod quanto richiedono? 2. Quindi o ci facciamo 2 neuromod... o
una di cartucce. Facciamo 2 euro a macchina. Ok. E a livello di neuromod possiamo fare qualcosina, perché ne abbiamo un bel po'. Allora, partiamo subito da hacking. Qui invece abbiamo... aumenta la tua riserva di PSI. Consente l'installazione di 2 chip aggiuntivi. Efficacia dell'ipotosi oppure ingegneria. Potenzia le torrette. Potenziamento tuta. Cioè nel tuo inventario per ottenere dei pezzi. Oppure tecnica per mettere l'uso di kit balistico e migliorare le armi. Oltre il livello 1 già ce l'abbiamo. Beh, questo ci starebbe. In realtà anche questo qua, 50% dei danni. Comunque la stiamo continuando ad usare. Sicurezza. La salute. Assolutamente sì. Qui arriviamo a 300 di salute. Oppure neuromod aumenta il tuo vigore. Rimaniamo così. Mi tengo un po' di neuromod, perché alla fine ci sono alcune cose che richiedono un bel po' di... radiazione. Procedure di emergenza del reattore. 10, 16, 70, sequenza di riavvio interruttore di sicurezza. Portare tutti gli interruttori di controllo di sicurezza in posizione spento. Secondo il seguente ordine, prima di iniziare la sequenza di spegnimento. Magnetosfera crea... Vabbè, questo poi se ci serve lo... leggiamo, perché tanto se lo leggo adesso l'ordine me li dimentico, quindi... Ecco, il fatto che ci stia dando tutte queste cartucce e cose varie significa che qua sarà una zona un po' pericolosa, se tanto mi dà tanto. Oltre al fatto che ci ha dato anche quello contro le radiazioni, perché adesso aprendo il reattore mi sa che famo pure una mezza brutta fine. Però, andando a noi, abbiamo le chiavi per il regno, questo qui, in caso di smarrimento, poi va bene... Ho lasciato istruzione per distruggere lo suono. In caso di fuga del Typhon, per farlo servono 2 chiavi di innesco, la mia e quella di mio fratello. Ho recuperato un progetto di assemblaggio per la mia, ma di Alex sarà più complicato. Oppure per distruggere mi occorre la chiave di innesco di Alex, ma l'ascensore è bloccato. Va bene, va bene. Anelli fotovoltaici attiva. No, sono tutti su spento, quindi in linea teorica già sta messo bene. Aspetta, bella stanza. Ah, ok, nell'ordine corretto. Allora abbiamo magnetosfera, griglia energia, anelli. Magnetosfera, magnetosfera, griglia energia, anelli. E anelli. Gravità, supporto reattore. Secondo me già stanno in ordine. Non è vero. Gravità, supporto reattore. Nuovo codice sarà del reattore. Quale potrebbe essere? Cazzo. Io rimango qua, amica. Ok. Attenzione, inizializzazione del reattore interrotto. Riporto sostituisci. Reindirizzamento energia ausiliaria. Che cazzo. Connell, quell'idiota doveva controllare i deviatori una settimana fa. Allora, aspetta. Il codice che c'è. Poi eventualmente ci facciamo un giro anche qui, eh. Deviatore. No, in realtà mi sa che ci dobbiamo
Ah no, il deviatore l'abbiamo trovato. Aspetta, stava... Dove stava il cadavere di quello lì? Ma il codice che abbiamo trovato era di questo? Ma assolutamente no. Il deviatore lo avevamo trovato. Lo avevamo trovato. E il cadavere del buon uomo era, se non sbaglio, al piano di sopra. Aspetta, quell'altra scala, scusate. Piano di sopra, da questo lato. Vediamo un pochino se andiamo giusto o ci sbagliamo. No, eccolo qua. Deviatore. E credo di poterlo mettere direttamente lì. Vediamo un po'. Reattore. Era sopra, cazzo. E qua invece cosa c'è? Tanto per... Vabbè, ci guardiamo. Adesso però dobbiamo andare più su. Allora, più su però neanche di tanto, perché sennò... non può andare più così, maledetto. Starà dietro, starà dentro, che ci rimaniamo... Rimaniamo fregati, infatti, rimaniamo fregati, perché noi qua dentro non possiamo entrare, a meno che non andiamo davanti alla porta. Ce l'aprirà? Vediamo. Aprire ce l'apre, però adesso escono questi, quindi poggio un attimo il deviatore qui. Mi attrezzo con il pompazza. Uno sull'altro, ma a quanto pare non gli è piaciuta come cosa. E quindi vado così, se li becchiamo. Perché onestamente non vorrei morire malissimo per questa stronzata. Quella che si scuotono tra di loro. Siamo quasi un po' addosso. Ora soccorriamo. Attenzione. Integrità tutta danneggiata. Allora, stiamo calmi. Ancora? Attenzione. Lo so. Rilevato avvelenamento da radiazione. Cercare assistenza medica. Perfetto, perfetto. A posto, a posto, a posto. Bastava dare un'occhiatina per capire se c'erano altri di quelli. Se no entravo con sto coso, succedeva un macello. Andiamo a piazzare il deviatore, che dovrebbe andare qui, in linea teorica. Aspetta, leggiamoci questo e rimuoviamo quell'altro. Ho caricato sull'elevatore i nuovi deviatori del reattore come richiesto. Ho chiesto a Connelly di mandarli giù quando ha tempo. A posto. Qua adesso possiamo uscire. Possiamo prenderci antiradiazioni, spegnere qua e riavviare, o meglio riprendere e riavviare. Avvio inizializzazione del reattore, maglia costiera. Grande energetico sovrastazione, attivo. Inizializzazione del reattore completata. Perfetto. Sistemi ripristinati. Raffreddamento. Fa attenzione sulla via del ritorno. Potrebbero esserci altri danni strutturali. Capisco. Hai ripristinato tutto. Allo Swan è completamente sbloccata. Avventato, ma ingegnoso. Lieto di vedere che certe cose non cambiano. Non ti ostacolerò più. Meriti di conoscere la verità. Tutta quanta.
Sali nel mio ufficio. Ascolta il discorso di Alex nel suo ufficio, giardino Morgan, botanico. È opera tua? Me lo sento che c'è il tuo zampino. Se è una qualche forma di vendetta, l'energia sta tornando. Ah, quindi anche l'ascensore principale, spero. Allora, io andrei ad ascoltare il discorso di Alex al giardino botanico, visto che ha detto che ci voleva raccontare tutta la verità. No. Fa attenzione, Morgan. Aspetta, vediamo che c'è. Dopo aver riattivato il reattore, nella camera di raffreddamento è partito l'allarme gas. Le turbine sono raffreddate a idrogeno e ora perdono. Se apri il fuoco morirai. Sarà come lanciarti una granata sul cuore. O peggio. Ok. Diagnosi: ferite superficiali. Niente che un kit medico non possa curare. Presto si sentirà meglio. Come nuovi, può compilare il questionario di servizio in accettazione. Allora, aspettate, ragazzi, perché qua veramente abbiamo un sacco di cose. La chiave per il re. Prendi la chiave di innesco di Alex e ascolta il discorso di Alex sul giardino botanico. Quindi comunque dobbiamo andare lì. Quindi, in linea teorica, l'obiettivo è questo. Vado comunque a salvare, perché fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Adesso usciamo e ci rivediamo all'uscita nello spazio, oppure direttamente quando rientro nel giardino botanico. Dimmi il codice del mio condotto gravitazionale, sempre che funzioni ancora. Ok, rieccoci qui quindi con il giardino botanico. Ci ha dato il suo codice, vediamo se funziona o meno. Intanto ci spostiamo. E a parte il tessitore che ci romperà le palle, io penso di sì. Proviamo a farcela esterta. Dovrebbe essere questo. 3909. Pronti per andare all'ufficio di Alex e vedere un pochino. In realtà c'è solo l'ufficio di Alex qua, eh? Non già che ci siamo, diamo un'occhiata anche alla mappa. Ufficio di Alex. Quelli credo che siano dei livelli inferiori, sapete, non lo so. Aspettate. C'è cassaforte di Alex. Ah, ok, vabbè, comunque sempre qui dentro. Non posso raggiungerti. Nessun trucco, non temere. Solo un regalo da parte del tuo fratellone. La verità, come promesso. Ci ho messo parecchio a trovarlo. Qualcuno non voleva che lo vedessi. Il mio computer. Un altro video. Guardalo, poi parleremo. Ti mando la password. Sempre che tu non l'abbia già violato. Allora, aspettate, piano. Morgan, sono il dottor Igwe. Ho raggiunto il suo ufficio. Resterò qui finché... Dottor Igwe. Santo cielo, che cosa sei? Perché parli con la voce di Morgan? Sono January, l'operatore personale di Morgan Yu. Beh, January, non mi aspettavo il tuo arrivo. È stata una giornata intensa. Se si riferisce all'infestazione Typhoon di Talos One, dottor Igwe ha ragione. Lei è uno dei pochi superstiti. Io... sì, ma... aspetti, quell'assimilatore funziona. Già che ci siamo. Potrebbe tornarmi utile. Con il suo permesso, Morgan... January. È autorizzato a utilizzare il macchinario, dottor Igwe, e a produrre qualsiasi cosa possa aiutare Morgan a contenere i Typhoon. Attenderò qui nel suo ufficio il suo ritorno, Morgan. Potrei tornarle utile. Allora, intanto do una salvatina. Qua vado ad aprire la cassaforte. Abbiamo... aspetta, quale ci ha dato qua? Riduce i tempi di ricarica dei potori psichici. Probabilmente sì. Suite di Alex. Vabbè, ci siamo. Quando, come credo, la situazione precipiterà, non potrai fare altro che fuggire. Vediamo. Informare tutti di quanto sta succedendo su Talos One. Alex ha una capsula d'emergenza privata. È chiusa. Ho fatto una copia della chiave e l'ho nascosta sopra l'elaboratore vicino alla sedia. Sai a cosa mi riferisco?
Ascolta, questa volta la posta in gioco non si limita a noi o a questa stazione. Se una di quelle creature raggiunge la Terra, saremo spacciati. Continuo a fare un sogno. Sono lì che fisso l'oscurità tra le stelle. C'è qualcosa laggiù. Me lo sento. Io non la vedo, ma lei vede me. Lo sento. Ci odia. So che sai di cosa sto parlando. O lo saprai presto. Sopra l'elaboratore vicino alla sedia, ricordatevelo perché io me ne scorderò. Arte internazionale. La compagnia Transtar ha ingaggiato diversi artisti di alto livello per creare opere in esclusiva per Talos One, la stazione di ricerca e sviluppo orbitale che ha permesso l'invenzione delle neuromode e di molte altre meraviglie. Noto scultore ha realizzato la segnale di fumo che non l'avevamo già letto, mi sembra di sì. Dopodiché vediamo anche canti di mezzanotte. Va bene. Leggiamo anche quest'altro, l'orizzonte. Ho chiesto a Brandy se si sentiva tradita dalla paraplessia. Ha annuito, non per confermare ma per dimostrare che capiva quello che intendevo. Perché l'hanno scoperto che possono mappare il mio cervello ma io stessa non posso accettare una neuromod? Il suo sorriso è diventato più deciso. Penso che ciò renda il dono ancora più significativo. Circa un anno prima la Transtar aveva stabilito, senza fare troppo rumore, che non avrebbe più accettato mappe neurali, connettomi, da pazienti affetti da paraplessia, adducendo come causa rischi non meglio specificati. Allora, prima di vedere il video, fatemi vedere una cosa degli obiettivi. Prendi la chiave, in ok, piano B, Alex mi ha attirato nel suo ufficio, guarda il video. E... ok. Vabbè, ci stiamo. Qui abbiamo strumenti, comandi riflesso, email, leggiamo anche l'email. Sara, ho bisogno che mi aiuti a rintracciare una chiave magnetica. Mettila in cima alle tue priorità. È etichettata come CE101. In caso sviluppi fammi sapere al più presto. Alex, l'ho trovata, divisione neuromod, sull'armadietto di un computer che qualcuno stava cercando di nasconderla, insieme a quella che sembrava una borsa per la fuga. Devo preoccuparmi, ogni modo è ancora lì. Quella che abbiamo già preso in realtà. Allora, vediamo anche questo. C'è qualcosa da riparare qua sotto, vabbè. Dottor Yu, un operatore segue gli ordini del proprietario alla lettera. Morgan potrebbe aver costruito un modello non autorizzato. Se così fosse, avrebbe accesso ai protocolli della stazione. Illustrerò la questione al consiglio se necessario, ma non permetterò che le azioni di Morgan mettano a repentaglio la stazione. Buon pomeriggio, se ne siamo sicuri, ammesso che questo operatore esista, dove si troverebbe? Se è spento e stand-by potrebbe essere ovunque. Il permesso di organizzare una ricerca? Alex mi è incaricato di far sì che tutto il personale della stazione mantenga buone condizioni fisiche. Stando alle ultime informazioni in mio possesso, fa parte anche lei del personale. Da quel che vedo, non ha partecipato alle ultime 5 sessioni in palestra. Se alcuni degli esercizi le creano problemi e preferisce non eseguire di fronte al resto dell'equipaggio, posso programmare delle sessioni private in palestra. Ricordi che non si tratta solo della forma fisica, deve essere un esempio per tutto lo staff. Effettivamente non è che stava proprio in formissima. Comunque... in effetti Morgan ultimamente si comporta diversamente. Ho mandato le analisi a lei e Bellamy per una valutazione. Come vedrà, risulta evidente il cambio della sua personalità, più del previsto, per questi intensi cicli di neuromod. È ancora più preoccupante che si considera il breve tempo in cui si sono verificati questi mutamenti. Come richiesto, non ne ho discusso con Morgan. Una cosa interessante è che non sembra rendersi conto di questi cambiamenti. Tra parentesi, ritengo che ciò sollevi interessanti domande su altre applicazioni delle neuromod, non solo per scopi terapeutici ma anche per il ricondizionamento. Ecco, questo ci fa anche un po' pensare al fatto che noi stiamo seguendo, diciamo, quello che abbiamo preregistrato, quindi quello che noi volevamo, però effettivamente tutti gli studi, i mail dati stanno comunque ipotizzando che ci stanno dicendo che la nostra personalità era cambiata, quindi noi stiamo seguendo le nostre registrazioni, ma le registrazioni che abbiamo fatto erano in piena coscienza o dopo che le nostre neuromod ci avevano sputtanato il cervello? Non lo so, sta di fatto che andiamo avanti. File, cosa abbiamo? Progetto assemblaggio per neuromod, che già avevamo in realtà. Quindi rimane comunque questo dubbio. Ok, noi volevamo questo, ma il noi già neuromoddato e quindi che non sta precisamente in forma o l'altro, non lo so. Intanto questo lo facciamo.
poi vediamo se ci è stato utile o meno. E possibilmente andiamo a leggerci a vederci il video. Dopodiché probabilmente ci salutiamo. Non lo so. Comandi riflesso. Vai. Riproduzione del video schermo principale. È quello lo schermo, penso di sì. No, è questo, scusate. Mi chiamo Morgan Yu. È il 2035. Sono sulla stazione di ricerca Talos One. Altro? Perché giriamo questo video? Giusto. Perché mio fratello è paranoico. Durante i test sulle nuove Neuromod, i dati psicometrici mostrano una variazione nei modelli di personalità. Sarà. Mi sento più me stesso che mai. Voglio dire... Guarda qui. È fatta, Alex. È reale. Divertiti pure. Perché tra pochi minuti azzereremo tutto e poi rimuoveremo le Neuromod. Lo so. Anche la mia memoria. Non c'è altro modo. Parliamo del backup. Dunque, gli organismi Typhon producono una struttura elaborata, materiale ignoto, scopo ignoto. Secondo me si tratta di una struttura neurale ma delocalizzata. Attendo la conferma delle analisi. Nel frattempo ho dato ad Alex il progetto di un congegno che dovrebbe annientarli in caso di emergenza. Dovrà tirare fuori le palle e azionarlo. Non prenderti tutti i meriti. E se non funzionasse? Funzionerà, fidati. Che altro si può fare? Far saltare tutto? Non ci salverebbe. E se invece funziona? Ne vale la pena? Chi verrà dopo di noi sarà più intelligente, più forte, immortale. Potranno giudicarci loro. Ma sapranno di esistere grazie alla nostra ricerca. D'accordo. Fatelo. Su tua richiesta. Immaginavo che non mi avresti creduto, a meno di sentirlo dalla tua voce. I test ti hanno cambiato. All'inizio non molto. Quello che pensavo. Ma poi i continui interventi sulla tua memoria. Non sapevo più chi fossi. Vorrei soltanto riavere mio fratello per finire ciò che abbiamo cominciato. Il congegno di cui parlavi è una versione avanzata del Null Wave. È l'unico modo per fermare i Typhon senza vanificare tutto il nostro lavoro. Ci mancano solo alcune scansioni dal corallo per completare il progetto. Aiutami a concluderlo, Morgan. E poi potrai avere la mia chiave d'innesco. Dubito che la userai davvero, ma sarà tua. Ti ho lasciato un chip sulla mia scrivania. Per scansionare il corallo dovrai potenziare lo psicoscopio. Ti invio i punti da scansionare. Prendi il chip per la scansione del corallo. Ok, installalo. Adesso si preannuncia una difficile scelta, a quanto pare. Comunque, riduce il tempo necessario al completamento di una scansione. Era questo? Questo che fa permette di individuare dei mimic nascosti. Cosa che in realtà non è che utilizziamo più di tanto. Per così. No, quello della scansione ci sta. Aspetta, non è questo quello che ci aveva dato, eh. Questo. E non avevamo letto questo, però. Troppo ambiente, direi che non l'avevamo letto mille volte. Ok, quindi scansione il corallo all'esterno di Talos One. Vabbè, comunque questa missione ci serve per poter prendere, diciamo, la chiave d'innesco. E... va bene. Va bene. Allora, ragazzi, a questo punto io direi quasi di salutarci qui. Dobbiamo andare all'esterno di Talos One. E aspettate, mi sposto velocemente. Dobbiamo passare da qui, giusto? Sì, perché dobbiamo uscire.
E postazione qui, aspetta, postazione per andare a far cosa nell'archivio? Anche missione secondaria, un po' di roba. Non lo so, perché la missione principale, come vi dicevo, mi sta infognando così tanto che un po' sto tralasciando quelle secondarie. Ma non lo so, lo rigiocheremo, faremo altre missioni, proseguiremo magari prima di finirlo, ricaricheremo il salvataggio e faremo prima altre cose. Non lo so perché mi sta infognando tantissimo. Non so se anche voi da questa storia principale siete così rapiti da voler vedere come prosegue. Comunque vabbè, ci infogneremo tantissimo. Comunque ci vediamo al prossimo appuntamento, ragazzi. Vediamo che ci dice. Quel video era... Sto ancora verificandolo con le direttive. Ma se scansionare il corallo ti darà accesso alla chiave d'innesco di Alex, potrebbe essere la scelta migliore. Forse conoscere l'obiettivo del corallo rinsalderà la tua decisione di distruggere Talos One. Ma fai attenzione, non abbiamo molto tempo. Va bene, dai ragazzi, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Seguitemi anche sulla pagina Facebook, sul secondo canale, su Twitch per le live, Instagram, eccetera, eccetera. Dai, ci vediamo con il prossimo appuntamento con Prey. Un saluto a tutti da Quel Taleale.